Ciao a tutti, allora questa è l'Enel Art di oggi, come al solito ho fatto soltanto sull'anulare ed è un po', diciamo, particolare, se così vogliamo dire. Su tutte le unghie c'è il 264 di Kiko, che come sapete è il mio smalto preferito in assoluto. Qui ho usato dei glitter pagliuzze, però se volete potete utilizzare anche i glitter normali, ho usato queste qui, quelle bianche. E niente, è molto semplice da realizzare. E spero che vi piaccia, vi lascio il tutorial e un bacio. Ciao! Allora, per prima cosa ho già dato una mano di base trasparente, poi su tutte le unghie ho messo il 264 di Kiko e soltanto sull'anulare della mano sinistra ho messo il 294 della Barry M. Adesso riprendo, ho aspettato che si asciugasse un pochino lo smalto e ora prendo di nuovo il 264 di Kiko. Mi vado a realizzare una lunetta qui. In questo modo. E io ora prendo un pennellino piccolo, questo qui era di un eyeliner della Essence, perché devo andare a ricreare la lunetta anche da quest'altro angolo. Quindi intanto me lo disegno con questo pennellino piccolo. Perché in questa zona con il pennello grande non riuscirei. E poi me lo vado a riempire. Ci ripasso sopra un attimino il pennello grande. Ok, e ora mi vado a ripulire un attimino il dito. Torno subito. Ok, a questo punto prendo questo smaltino per Nail Art di Essence. Questo è il 03 Silver Surfer. E vado a ripassare, è un argentato praticamente. E mi vado a ripassare i bordi. Ops. Ho fatto cadere qualcosa. Ok, e poi mi faccio un'altra linea qui davanti. Una così.
vedete? E un'altra al contrario, ovvero da qui. In questo modo. E ora intanto comincio a passare il top coat su tutte le unghie meno che su questa. E quando l'anulare sarà completamente asciutto, finirò l'anellarte, insomma. Quindi intanto mi passo il mio top coat sulle unghie. Quindi lo passo su tutte meno che sull'anulare. Ok, e ci rivediamo quando lo smalto è completamente asciutto. Ok, a questo punto quest'unghia qui è asciutta. Cosa vado a fare? Prendo queste pagliuzzine qui bianche con riflessi sia oro che verdini, dorati, quello che sia. Che tra l'altro ricordavo, queste qui le ho prese dai cinesi, ricordavo di averli anche blu, però non ce li ho, celesti, ricordavo, ma non ci sono, quindi vado per il bianco, anche se stavo pensando anche a questo verde. Comunque, vado per il bianco. Prendo un po' di top coat. Allora, innanzitutto metto un po' di questi, se riesco ad aprirlo. Ecco. Ne metto un po' su foglio. Pochi, non ne servono tantissimi. Ecco qui. Poi, qui ci servirebbe un pennellino apposta, però io purtroppo non ce li ho perché ancora non ho trovato i pennellini, il set di pennellini per nail art. Quindi prendo un po' di top coat e lo metto sulla lunetta celeste azzurra. Ok, e ora molto semplicemente vado di pinzetta e mi butto i glitterini. Qui su. Anzi, mi sa che mi conviene fare così. Prendo la bottiglina e ce li butto sopra. Ecco. Ora premo un pochino e poi vado a rimuovere gli eccessi. Ok, l'effetto sarà questo qui. Molto carino, secondo me. E adesso ci passo una bella goccia di top coat. Ok, la nail art è completata, spero che vi sia piaciuta e vi lascio le foto. Un bacio, ciao!